Agicom, arrivano le linee guida sugli influencer. L'autorità per le garanzie delle comunicazioni ha pubblicato online le disposizioni approvate il 10 gennaio all'unanimità che obbligano i content creator al rispetto del testo unico sui servizi di media audiovisivi, in particolare su norme di trasparenza e correttezza dell'informazione, tutela dei minori e diritti della persona, trasparenza in materia di comunicazioni commerciali e collocamento del prodotto. E insomma, un po' di chiarezza, un po' di regole. Ne parliamo con l'avvocato Cristiano Cominotto, giuslavorista, co-founder di Alla Assistenza Legale. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno Vicky, buongiorno a tutti voi. Anche se qualcuno lo ha malignamente ipotizzato, non è stato il caso Ferragni a ispirare questo regolamento, no? Piuttosto un'esigenza che insomma si mancava, no? Si avvertiva da molto tempo. Da quanto ci sta lavorando Agicom? Ma allora, Agicom ci lavora in realtà da sempre, perché come riportavi giustamente, è proprio una necessità, tu, Esatto, riporta comunque di fatto una normativa già preesistente. Dopodiché, sai, non è stato il caso Ferragni, diciamo che sicuramente il caso Ferragni ha comunque accelerato, e tutti questi casi che stanno accadendo anche recentemente ha sicuramente accelerato il processo, perché è chiaro che quello che ci stiamo rendendo conto tutti, che in questo momento obiettivamente noi abbiamo un tipo di pubblicità, che è la pubblicità televisiva, che è la pubblicità radiofonica e quant'altra, che è molto regolamentato, e poi abbiamo un certo tipo di pubblicità, che è quella dell'influencer, che peraltro è una pubblicità che pesa tantissimo proprio a livello anche di decisione che poi prende il cliente, che nonostante tutto è regolamentata ma non viene seguita dall'influencer, e quindi questo poi porta a quelle discrasie, a quelle situazioni che vediamo, insomma, che ci sono in questo momento. Dico l'ultima cosa, secondo me è che interesse degli stessi influencer probabilmente seguire queste linee, perché purtroppo poi il non seguirle porta a questo tipo di problematiche, che sono per esempio appunto il caso Ferragni, perché purtroppo in un ambito dove uno si convince che tutto sommato si può muovere in maniera abbastanza, diciamo tra virgolette, libera, e poi incappi naturalmente in situazioni che sono problematiche. Qua ci sono dei reati di tipo civile, ci possono essere dei reati anche di tipo penale, di tipo amministrativo, quindi la situazione può essere molto complessa. Allora Cristiano, ma a che tipo di influencer sono destinate queste disposizioni? Cioè, che caratteristiche deve avere l'influencer per rientrare in questo regolamento? Ma in realtà tutti gli influencer, dopodiché il regolamento distingue tra influencer che hanno più di 1 milione di iscritti e che hanno un engagement di più del 25%, però poi conclude dicendo che comunque parzialmente viene applicato anche agli influencer che hanno naturalmente un numero di visitatori ed engagement inferiori. Ma questo, se ci pensi, è abbastanza logico, perché se così non fosse vorrebbe dire che chiunque potrebbe partire da zero iniziando a fare una pubblicità completamente al di fuori delle regole e magari avere un grosso successo, no? Fino a quando non dovesse raggiungere il milione di utenti, che se tu ci pensi peraltro è un numero enorme, perché insomma adesso non so quanti ne possano raggiungere, sicuramente qualche centinaio, però insomma stiamo parlando veramente di eccezioni. Il tema della pubblicità è un tema obiettivamente molto 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 delicato, che secondo me riguarda obiettivamente tutti gli influencer. Poi certo bisogna porre più attenzione agli influencer, ai mega influencer, quelli che hanno più di 1 milione di visitatori o di persone che li seguono. Ma le linee guida includono il divieto di violenza, di odio, di discriminazione, e richiedono anche una corretta rappresentazione dell'immagine della donna. Che limiti non sarà possibile travalicare? Ma allora, io guarda, devo dire la verità, i limiti che trovo più interessanti obiettivamente, a parte il divieto di violenza e anche del rispetto della donna, e anche devo dire quello dei minori, che sono concetti importantissimi, io non voglio assolutamente, anzi sono i più importanti, però sono anche quelli che tutto sommato ti aspetti, no? Perché voglio dire, anche se è vero che in quell'ambito spesso c'è un far west, quindi bisogna prestare attenzione. Però io credo che chi si muove in quella direzione sa in qualche modo, no, che sta violando qualche norma.
Ecco, l'aspetto che secondo me è abbastanza evidente in questo caso è la mancanza di conoscibilità della pubblicità, cioè noi quando accendiamo la televisione tra un film, tra uno spezzone di film e l'altro abbiamo la pubblicità, quando leggiamo un giornale ci viene scritto che quello è un messaggio pubblicitario, la radio fa il messaggio pubblicitario. Il problema dell'influencer, e queste sono norme che si applicano a tutte le pubblicità e quindi erano anche precedenti, che spesso danno dei messaggi pubblicitari ma non rendono noto il fatto che stanno facendo pubblicità o che comunque certo. stanno percependo dei soldi per effettuare la pubblicità, e questo è stato ribadito naturalmente in questa nuova posizione che ha preso l'autodisciplina pubblicitaria. Credo che sia veramente molto importante, credo che questo sia il punto, perché spesso, lo dico anche da utente, io stesso quando vedo dei video di YouTube o quando vedo comunque dei contributi dell'influencer, non solo faccio fatica a rendermi conto se loro sono pagati per quella pubblicità, ma faccio proprio fatica a capire se stanno facendo pubblicità o mi stanno dando dei contenuti. Secondo me bisogna uscire un attimino da questo dubbio. Quindi insomma obbligo di trasparenza, di correttezza proprio dell'informazione, no? Ogni assist a determinati prodotti deve essere evidenziato come pubblicità, messaggio pubblicitario, no? Quindi se un influencer mostra che le sue sneakers di marca sono le più belle, le più comode, le più meravigliose, non potrà più passare, diciamo, come una scelta individuale. Deve apparire in chiaro la scritta messaggio pubblicitario, mi sembra corretto, insomma. Esatto, ma poi non solo, ti faccio anche un altro esempio, parliamo sempre della pubblicità della radio, per esempio, visto che siamo in radio, non potrebbe essere quella di televisione, della pubblicità della radio, pubblicità diciamo strutturata, ha delle regole ben precise, no? Quindi per esempio non si possono fare confronti tra prodotti, non deve essere esagerata, ci sono tutta una serie di regole, no? Da seguire, mentre invece quando tu esattamente facevi prima l'esempio delle sneaker, della persona che dice queste sono le migliori scarpe esistenti al mondo, più comode, questo, più esempio, belle, è già più comode, più belle, già questo è un messaggio sbagliato, no? Perché tu in televisione, in radio, tu non senti una pubblicità che dice queste sono le migliori scarpe del mondo, queste sono le scarpe più comode, perché? Perché naturalmente è un messaggio suggestivo, è un messaggio non veritiero, è un messaggio che può indurre in errore l'utente, perché l'utente deve essere in grado di valutare sulla base di dati oggettivi. Tutti questi tipi di messaggi sono messaggi che probabilmente, o questi tipi di regole, sono regole che non sono neanche a conoscenza dell'influencer. Io probabilmente quelli più strutturati ma quelli meno strutturati no, e quindi danno dei messaggi pubblicitari che obiettivamente sono completamente al di fuori di quelle che sono le caratteristiche ormai strutturate da anni del messaggio pubblicitario. E qual è il problema? Il problema è che l'utente è indotto ad acquistare della merce, dei prodotti sulla base dei criteri di scelta che non sono oggettivi, e questo è il problema. Cristiano, ti giro il messaggio di un ascoltatore arrivato al 334 11 11 622. Dice: il caso Ferragni, colpevole o innocente, è servito a coprire altro e forse abbiamo perso in beneficenza perché la gente si è spaventata. Grazie Gabri. Allora, dipende che cosa ascoltatrice mi dicono. Ma sai, dipende cosa intende peraltro. Allora, se peraltro lui intende che la questione è molto più grande a livello di influencer, io sono perfettamente d'accordo, cioè come sempre non bisogna fare il capro espiatorio e poi dimenticarsi di tutto quello che c'è attorno, e quindi questo sta servendo sicuramente, ma ne stiamo discutendo oggi per introdurre naturalmente più attenzione al settore. Se invece il contributo sta servendo a coprire altro, nel senso che ci sono cose più serie e più importanti in Italia, io su questo sono perfettamente d'accordo, posto che però, continuo a dire, la pubblicità dell'influencer obiettivamente va regolamentata. E questo è un tema, secondo me, enorme, perché lo dico e lo ripeto per l'ultima volta, non è possibile che la radio, la televisione e tanti altri dei mezzi seguano delle regole e poi internet o le influencer siano completamente scollegati da quelle regole, perché chi viene colpito è l'ascoltatore, è colui che va a comprare, e purtroppo oggi chi va a comprare spesso dà più retta all'influencer che alla televisione, questo è il punto. Allora Cristiano, cosa è previsto per le fake news? Quanto
molti di loro, stiamo parlando degli influencer in questo caso, sono veramente in grado di verificare la correttezza e l'obiettività delle informazioni anche attraverso la menzione delle fonti? Guarda, questo è un tema enorme, perché purtroppo, cioè, io capisco quello che tu vuoi dire, ci sono ragazzini molto giovani che si mettono a fare l'influencer vendendo prodotti, quindi la tua retrodomanda è: ma questi ragazzini saranno veramente in grado di comprendere che ci sono delle regole, e poi che hanno anche delle responsabilità, perché sono responsabilità. Certo. Allora, adesso le nuove norme danno delle sanzioni anche abbastanza elevate, perché si parla di arrivare fino a 250.000 euro, in certi casi anche fino a 600.000 euro, ma non è tanto quello in realtà. Il problema è che se tu vai a vedere la Ferragni in questo momento è indagata per truffa aggravata, per frode in commercio, ha avuto una sanzione da parte dell'autodisciplina pubblicitaria da 1 milione di euro, quindi non stiamo parlando di cosettine, ecco. E allora torniamo di nuovo da capo. Vabbè, Ferragni, devo dire, è comunque, tra virgolette, un mostro sacro, cioè era una persona che fatturava naturalmente di conseguenza, quindi ha avuto delle sanzioni che sono comunque compatibili rispetto al fatturato. Quando tu vai sui micro influencer o sui giovani influencer, naturalmente la cosa è minore dal punto di vista economico, ma se parliamo della truffa in commercio, quelle cose rimangono. Quindi quello che io voglio dire è che bisogna stare molto attenti, perché al di là del discorso dell'autodisciplina e quant'altro, cioè la verità è che la truffa è tutte quelle azioni che sono volte a convincere le persone o di un soggetto ad attuare una determinata attività inducendolo in errore, volendo indurlo in errore. E è chiaro che questo ambito è enorme, e i rischi anche penali sono enormi, quindi questi ragazzi devono stare attenti. Ti dico l'ultima cosa: ti ricordi il caso, per esempio, anche ultimamente di quei ragazzi che per fare, credo, pubblicità ad un autosalone, hanno preso una macchina potentissima, certo, e poi hanno investito hanno ucciso delle persone. Certo. Quello è un altro caso devastante. E allora ti dico l'ultima cosa: torniamo a quello che dicevi tu. Ma quei ragazzi lì, ma sono davvero in grado di capire il rischio e la responsabilità di quello che stanno facendo? E allora lì ci devono essere sicuramente anche i genitori, però attenzione. Infatti, chi vigilerà sul rispetto delle regole? Quando tu hai un minorenne, o comunque, cioè, è chiaro che devono essere assolutamente i genitori. Allora, quando ora non voglio fare un discorso moralista, ma quando tu hai un ragazzino che ti prende una Lamborghini o una Ferrari e va in giro per le strade, forse dovresti dirgli: tutto sommato non hai ancora l'età per fare questa cosa, altrimenti cerca di stare attento. Perché attenzione, non stiamo parlando di questo in un mondo ideale, questo no, in un mondo ideale. No, ma attenzione, non stiamo parlando di ragazzate, perché alla base di quella macchina c'è comunque la pubblicità ad una società che affitta automobili. C'è comunque la pubblicità ad un autosalone. Quindi noi stiamo parlando di pubblicità, di questo stiamo parlando. La pubblicità che uccide direttamente, è incredibile. Ma secondo te un regolamento di questo tipo davvero mette dei paletti, o può essere facilmente bypassato con qualche furbizia comunicativa della serie, proprio fatta la legge e trovato l'inganno? No, bypassato no, però sai, le leggi tutte possono essere osservate come possono non essere osservate. Cioè, io so che se prendo la macchina e vado in autostrada, il limite di velocità è 130 km all'ora, ma nessuno mi impedisce di andare a 200, parliamoci chiaro. Dopodiché prenderò la multa, e questo è il punto. Cioè, quello che voglio dire è che queste norme ci sono valide, esattamente come è valido il limite di velocità sulle autostrade. Che poi però le persone lo osservino o non lo osservano, perché sono degli scavezzacollo, non gliene frega niente, tanto poi mi sequestrano la patente, mi sequestrano la macchina, ma a me tutto sommato non me ne frega assolutamente niente, questo naturalmente è da vedere. Quindi il fatto che le norme ci siano non significa che vengano rispettate. Grazie a Cristiano Cominotto, avvocato giuslavorista, co-founder di Al Assistenza Legale. Sono le 9:31 minuti, noi ci risentiamo tra poco.